Ragazzi, in bocca al lupo, è l'esperienza più ansiogena della vita. Certo, ragazzi, allora in bocca al lupo per la maturità. Ricordatevi che è una cosa traumatizzante, avrete una grandissima paura prima di andare, poi in realtà è molto peggio. Tranquilli, forza ragazzi, perché veramente poi vi aspetta il peggio. Ci siamo passati tutti, guardateci. Ah, siamo salvi. Dormite la notte prima. Non vomitate. Il consiglio è: date il massimo fino al giorno della maturità, scordatevi che esiste l'estate e poi dopo ve la godrete, capito? E vedrete che dopo la maturità è tutto in discesa. Tanto non serve studiare, basta andare a cena con qualche professore, al massimo col preside. Sarà faticoso, sarà stancante, ma godetevelo perché non ritorna più. I 5 anni del liceo sono quelli più belli. Io che facevo? Mi sceglievo la traccia che c'aveva il titolo più lungo e piano piano la ripetevo all'inizio del tema, volendo già una colonna l'avevo fatta. Hai mai copiato a scuola? Certo. Campione mondiale come Montezuma. Copiavo e passavo. Senza smartphone, perché non c'erano gli smartphone a quella volta. Foglietti. Diciamo che ho fatto copiare, però ho copiato... No. Quello di matematica mi fa... Emanuele, come mai hai fatto questa cosa? Ho copiato. Bene, perfetto, passiamo alla prossima domanda. Ma perché non sei andato al mare? Che sei venuto a fare? Hai mai copiato a scuola? Sì. Ok. No, un vocabolario, di greco mi sono segnato robe. Tra l'altro era uno dei pochi che aveva il Lidl Scott anziché il Rocci. Non mi fate prendere dall'ansia degli altri compagni. Tanto okay. Se le cose le sapete, se non le sapete, non le sapete. Andate tranquilli e poi soprattutto... Mangiate! Vi facciamo un in bocca al lupo per questa vostra maturità. Pa, 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 pa. Paravaram. Pa, pa, pa. Un chistino. Ma va fangurva.